Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi è un video di shopping, sono stata da H&M, ho fatto un giro da AvuLab, mannaggia, sapete che quando vado da AvuLab faccio danni? E dopo vi faccio vedere, ve lo faccio vedere subito, mi ha contattata un'azienda che vende su AliExpress gioielli. Sono gioielli che sono compatibili con un brand molto famoso di braccialetti. Dopo, quando li vedrete nello specifico, capirete. Per cui, ragazze, vi lascio i link subito immediatamente qua sotto l'info box, aprite subito, guardate se ci sono anche dei codici sconto, ma soprattutto andate a seguire questo negozio su AliExpress perché vende bracciali molto simili, ma soprattutto charms compatibili con sicuramente una nota azienda che tutte avete. Insomma, non mi perdo in chiacchiere, vi faccio vedere immediatamente che cosa mi hanno mandato perché sono rimasta a bocca aperta, non vi dico la mia wish list di AliExpress che ho in questo momento è aumentata a dismisura perché ho un sacco di ciondoli che voglio assolutamente acquistare anch'io. Cambio la postazione perché voglio farvi vedere bene nello specifico come sono questi gioielli e dopo mi farete sapere innanzitutto se conoscevate già questo negozio e in secondo luogo se andrete ad acquistare da loro, perché secondo me andrete fuori di testa. Il negozio che vende su AliExpress è questo, credo che si pronunci Bamoer o Bamoer, comunque trovate tutto ben specificato nella info box. Mi hanno mandato questo sacchettino in velluto dove all'interno ci sono tutti i gioielli e poi anche questa scatolina che in questo momento è vuota. Quindi focalizziamoci bene, guardate benissimo quello che vi mostro adesso che esce da questo sacchettino, ragazze, perché c'è da impazzire. Dunque, prima di farvi vedere tutti i charms che ho scelto, c'è da perderci la testa, ragazze, davvero ne hanno un sacco, e che ho scelto da inserire all'interno di questo braccialetto, vi faccio vedere gli altri due, perché in realtà mi hanno mandato tre bracciali, 5 o 6 charms, adesso non mi ricordo, dopo li contiamo insieme, e due braccialetti a parte. Questi non lo so se ci sono dei charms che voi potete acquistare sul tramite insomma il negozio e che si possono inserire all'interno insomma di questa maglia, perché è una maglia, vedete, tutta a palline, però io sinceramente li ho scelti da portare così. Aspettate che provo a magari alzare un po' la luminosità, no, mi sembra che sia brutta, sembra quasi che si ingiallisce il braccialetto. Comunque è color argento, è in argento, è punzonato, guardavo, eccolo qua, vedete, c'è proprio, scusate lo smalto, devo rifarlo, perdonate, non guardate le mie unghie ma guardate i gioielli. Comunque vedete che c'è il, eccolo qua, il punzone 925, per cui sono tutti gioielli in argento. Ho scelto questo, potete scegliere anche la misura, il mio è 17 cm, che si apre e si chiude tramite questo lucchettino fatto a cuore. No vabbè, quanto bello è, ma soprattutto è super resistente, cioè non stiamo parlando di bigiotteria, ma di gioielli che sembrano comprati a parità di quelli presi insomma in gioielleria. Cioè, ragazze, è fatto benissimo, penso che si veda. Qua ci sono tra l'altro anche dei brillantini incastonati, non sono incollati, sono ben incastonati all'interno, per cui non abbiate paura che possiate perderne qualcuno, lo vedete anche già da qua, sono proprio piatti, per cui inseriti benissimo all'interno del cuoricino. Il secondo bracciale l'ho scelto uguale a quello con il cuoricino, sempre con le palline. Io pensavo di portarli smistati assieme ai miei Tiffany, ecco perché ho voluto scegliere questa tipologia di maglia. È identico, solo che si chiude con una pallina, per cui è una pallina un po' più grossa rispetto alle altre, che alla fine quando lo avete al polso scompare, non si vede nemmeno, sembra un tutt'uno, che si apre, adesso ve lo faccio vedere con l'unghia, spero di non rompere tutto, eccolo qua, vedete, si apre in questo modo. E poi voi andate ad incastrare la prima pallina qua e chiudete quella più grande. Avete sentito, ho fatto il tac, per cui si chiude perfettamente. Guardate che bello che è. Cioè, ragazzi,
nulla da dire, nulla da eccepire. Sono due bracciali bellissimi e non vedo l'ora, insomma, di portarli assieme ai miei, perché ve li faccio vedere vicini, cioè guardate, cioè, si sposano perfettamente, sono color argento, non sono in acciaio, per cui è insomma classico argento chiaro e non che tende al brunito, alle matite, come quando comprate un pezzo in acciaio. Poi veniamo finalmente ai pezzi forti, aspettate che vi allontano un attimo. Quindi bracciale rigido, eccolo qua, adesso lo apriamo insieme, guardavo, eccolo qua, vedete c'è anche la misura sopra. Magari c'era scritto sì anche sul sacchetto che portava gli altri due bracciali, il primo e il secondo. Guardate, quella 17 corrisponde alla misura. Adesso andiamo a aprire questo. Eccolo qui, questo è il braccialetto, una meraviglia. Anche lui porta la scritta Love Forever, mentre l'altro credo fosse Family Forever. Anche lui si apre, io uso l'unghia, perdonatemi, non ho nient'altro. Eccolo qua, nella stessa maniera di quello tondo. Attenzione, abbiate un attimo più di accortezza nell'allargarlo, perché ovviamente è rigido. E andiamo a vedere adesso i ciondoli che ho scelto. Ho preso questo con il panda. Questo è il gattino, tra l'altro sono tutti smaltati, guardate, e anche loro hanno la punzonatura 925. Aspettate che ve la faccio vedere da vicino, eccola lì. Vi faccio vedere anche quella del il gattino, questo sì. Eccola qua, vedete che c'è la punzonatura 925. Poi guffetto, il guffetto. Poi abbiamo... Sarà un po' lungo questo video, mi perdonerete, ma volevo farvi vedere assolutamente questi gioielli bene da vicino. Questo credo che sia un bradipo, non vorrei dire una stupidaggine, fatemelo sapere, ma guardate anche come sono ben smaltati, cioè non c'è davvero nulla da dire, sono impeccabili. E l'ultimo, anzi il penultimo, questo è carinissimo, credo che sia un orso, non lo so che animaletto sia, è tutto bianco, forse un orsetto, non lo so. E l'ultimo è il maialino, sono insomma tutti animaletti a forma insomma di ciambella. Adoro ragazzi, ma quanto belli sono, sono meravigliosi, ve li faccio vedere bene da vicino. Sono 3, 2, 5, credo di averli presi tutti, credo. Forse ce n'era uno in più, non mi ricordo. Comunque questi sono i charms che ho scelto da inserire all'interno del bracciale rigido. Finché andavo ad inserire tutti i charms, mi sono resa conto che me ne era rimasto fuori uno. Infatti avevo il dubbio che mancasse qualcosa. Ed era questa, sembra la ciambellina con l'ape. Per cui sono 3, 4, 5, 6, 7 sette animaletti, non ricordo se ce ne fossero altri, ma credo di averli scelti tutti. Comunque trovate il link al negozio, che vi ricordo si chiama Bamoer o Bamoer, su AliExpress. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io sono impazzita, ma penso che si veda, sono una meraviglia. Ho preferito scegliere, credo, tutti i soggetti disponibili nella collezione, insomma, delle ciambelline, ma trovate davvero di tutto. E sottolineo per l'ennesima volta che sono ciondoli compatibili con il famoso marchio che insomma un po' tutti conosciamo. Sto pensando se farvi vedere adesso H&M o Avulab. Da cosa comincio? Direi di cominciare dal danno. Il danno che ho fatto da Avulab. Da Avulab ho trovato la mia seconda Dunk. Ormai la Dunk, la Nike Dunk, è una scarpa che spopola, soprattutto è una scarpa che posso dire sia introvabile in qualsiasi colore. C'è un mercato, tra l'altro, assurdo dietro, penso che lo sappiate un po' tutte, vengono rivendute a prezzi folli, davvero folli. Per cui quando si ha la fortuna di trovare una Nike, parlo di Dunk o anche Jordan, che io non ho ancora perché non sono ancora riuscita a trovarla al prezzo che dovrebbe essere venduta,
Insomma, penso che ci si possa considerare fortunate, dico fortunate, soprattutto per appassionate di scarpa da ginnastica come me. Magari ci sono persone a cui non interessa, giustamente, però io che sono un'appassionata, posso dire collezionatrice ormai di scarpe da ginnastica. Trovarla insomma al prezzo giusto con il quale dovrebbe essere venduta, posso dire che è una gran fortuna. Infatti questa scarpa l'avevo cercata sul sito, era già andata sold out, l'ho cercata in tutti i punti vendita che c'erano qua a Verona, sia di Avulab che Foot Locker, Snipes, JD, insomma abbiamo un sacco di negozi che rivendono sneaker, ma era andata, cioè, un miraggio, era uscita da neanche una settimana, insomma era introvabile, soprattutto nel mio numero 41. Sapete che io ho il 41, sapete, lo dico, ho una barca, non ho un piede piccolo assolutamente. E spesso il 41 è introvabile. Secondo me sono stata fortunata, perché magari me lo chiederete, a trovare questa scarpa nel mio numero, perché avevano chiuso il punto vendita di Avulab che c'era qua in centro per qualche giorno perché lo stavano rinnovando. Io sono andata il giorno in cui hanno aperto, sperando di trovare questa scarpa. Ho detto metti caso che magari la trovo, visto che è rimasto chiuso qualche giorno, e così è stato. Insomma, la Nike Dunk, adesso ve la faccio vedere, il modello in particolare si chiama Nike Dunk Low Distrapt 2, ve lo faccio leggere qualora vi potesse interessare, magari voleste andare alla ricerca. In più ho comprato, soprattutto perché è una scarpa chiara, anche lo spray. Questo è uno spray che fa una sorta di barriera sopra la scarpa per evitare che si rovini qualora dovesse prendere della pioggia, qualora si dovesse sporcare. Insomma, è un prodotto che mi hanno straconsigliato. Tra l'altro vi dico che da Avulab costa quasi 5 euro meno rispetto ad Amazon, perché prima di acquistarlo ho dato un'occhiata dal cellulare lì in negozio per vedere su Amazon, se su Amazon costasse meno. No, costava di più, incredibile, perché di solito su Amazon si fanno affari, invece no, per cui l'ho acquistato direttamente anche in negozio. La scarpa, veniamo finalmente alla scarpa, è questa. È una scarpa molto particolare, soprattutto dal punto di vista del tessuto. È questa, aspettate perché l'ho tirata su così velocemente, senza un attimo di suspense, ma insomma veniamo alla scarpa. È una scarpa in realtà non così particolare dal punto di vista di colore, perché spesso si vedono Dunk, Bicolor, Fluo, bellissime, però è una scarpa che alla fine si può abbinare dappertutto. Tra l'altro ho intenzione di portarla con un laccio beige e un laccio verde, come mi ha consigliato il ragazzo, ma soprattutto la mia amica, perché le ha prese anche lei. Infatti, vedete che la scarpa è munita in realtà di tre lacci. Allora, questo che è quello classico che è già inserito sopra la scarpa. Guardate, tra l'altro, anche la particolarità di dove sono inseriti i lacci: c'è un foro anche proprio qua, cosa che non c'è spesso sulle scarpe. Ma trovate i classici fori che partono dallo stesso livello, insomma, giusto per capirci. Invece, questa è un po' più particolare. Ci sono delle impunture, non so se le vedete anche qua, che riprendono sempre il baffo verde. Ecco perché loro hanno inserito anche altri due lacci, uno verde tipo verde pastello e uno è un grigio che vira quasi all'azzurrino, perdonate, ma nel frattempo va e viene il sole, spero che si capisca. Per cui insomma la mia idea, copiata dalla mia amica e consigliata dal ragazzo del negozio, è quella di portarla con un laccio beige ed un laccio verde, che ho intenzione di mettere immediatamente appena finirò il video. Magari vi posto una foto per farvi vedere insomma il risultato finale, insomma per farvi capire insomma come ho intenzione di portare questa scarpa. E niente, fatemi sapere se vi piace, vi ripeto non è così particolare insomma rispetto a tutte quelle che magari si vedono sui social, ma mi è piaciuta soprattutto perché è neutra, insomma la si può mettere dappertutto ed è una scarpa secondo me meravigliosa. E che desideravo insomma da tempo. Sposto un attimo dall'inquadratura, eccomi qua, ta 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 ta, per riuscire a farvi vedere, far entrare il mega sacchetto di H&M. Come ve lo devo dire, quasi mi vergogno, ma ho comprato ancora cose in saldo. Sì. Sono unica, credo di essere davvero l'unica per la seconda o terza volta ormai che vi ripeto in video haul, ma non sono ancora proiettata assolutamente verso la primavera, non c'è niente da fare. Non lo so, nonostante ci siano questi colori pastello stupendi, ci sono un sacco di colori meravigliosi.
Io ho preso in realtà delle camicie di jeans molto leggere anche, per cui ho intenzione di utilizzarle anche in primavera, perché sono insomma capi che posso mettere tranquillamente in primavera, per cui le ho prese scontate, ve le faccio vedere, ce n'erano un sacco. Sono andata questa volta nel punto vendita che c'è nel centro commerciale Galassia Verona 1, lo dico per chi è di Verona. E per cui ho fatto scorta insomma di camicie di jeans e dopo ho preso un gilet trapuntato, imbottito, per cui questo andrà sicuramente subito messo da parte per l'anno prossimo, ed anche una felpa sempre in saldo, ragazze. Sì, la Ela è in mood ancora saldo. Allora inizio random, prendo fuori subito, aspettate che sposto il sacco, la felpa. È una felpa felpata, sì, avevo il dubbio che fosse garzata, no, ma è felpata, ma è molto molto leggera, non è di quelle grosse, tipo quella che vi ho fatto vedere comprata per Emma da Primark, è molto più grossa, è molto più felpata rispetto a questa. L'ho pagata 9,90 € anziché 25 € e ho preso una XS, questa è blu, non lo so. L'ho provata, il blu mi è piaciuto subito, io che compro tutto nero, questa volta ho preso anche il blu. Aspettate che vi scurisco un attimo, così la smettiamo ogni volta di schiarire, e schiarisce lo stesso, vediamo se lo facciamo insieme, ok. Questa è la felpa, comunque è blu scura, è più chiara lì nel video. Ha il cappuccio, vi ripeto, l'ho portata via 9 € anziché 24 €, è una felpa davvero bellissima, il materiale è stupendo, mi sono sempre trovata benissimo insomma con le felpe di H&M, per cui quando posso faccio scorta, perché sì, ne ho tante, ma tante le ho anche regalate o buttate perché si sono sgualcite. Poi ha una tasca qua davanti e niente, insomma, nulla di particolare, ha la scritta qua davanti tipo gommata perché è in rilievo e mi piaceva tantissimo. E sono rimasta attratta dal blu questa volta, non chiedetemi perché, ma vabbè, ho anche una felpa blu questa volta. Poi ho preso, vi faccio vedere lo smancato, il gilet, questo rimane cortino, è molto 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 carino, e dai, divento addirittura rossa adesso, bene, forse così lo vedete meglio, perdonatemi questi cambi di luce. Comunque questo è lo smanicato, rimane cortino, bello rimborsato se volete, perché potete proprio tirare le culisse qua sotto, vedete che ci sono i due laccetti, ha le tasche, ha il collo alto, ha tutti i suoi bottoni compresa la cerniera, ma è fatto benissimo, non sembra nulla di che, ve lo garantisco qua, ma una volta indossato è davvero tanto tanto carino, magari con una bella felpa o anche una camicia sotto, insomma mi ha rapita subito, non ve lo nascondo. E questo, ragazze, al posto di 30 l'ho portato via 9 €, cioè come facevo a lasciarlo lì al posto di 39 €? Lo adoro, carinissimo, e questo credo che sicuramente lo sfrutterà anche Emma l'anno prossimo. Passando ora alla scorta, perché ne ho prese un sacco di camicie di jeans, ve le faccio vedere tutte, ve le faccio vedere tutte perché meritano. Se siete di Verona fate un salto al centro Galassia, insomma Verona 1, perché avevano uno stand pienissimo, avevano molte taglie grandi, ho visto anche delle triple XL, però insomma fateci un giro. Comincio con la prima, che è di un color jeans molto molto chiaro. Credo che siano tutte XS, comunque questa è XS, sono molto larghe, ve lo dico, e lunghe, perché avevo intenzione e pensavo di portarle appunto sopra i leggings. Sapete che io non sono in forma in questo momento, per cui assolutamente jeans o pantaloni stretti no, preferisco avere insomma qualcosa di un po' più comodo prima di tornare insomma nella mia taglia, se riuscirò a tornarci quest'anno, perché ragazze il virus mi ha ammazzata dal punto di vista alimentare, ho fatto 2 settimane a mangiare e basta, per cui non vi dico. Quindi insomma ho preso sì XS, ma sono camicie che vestono pressoché quasi tutte over, per cui sono belle larghe e belle lunghe. Questa insomma è la prima, è una camicia veramente, sono fatte benissimo e tra l'altro è leggerissima, ecco perché vi dico l'ho comprata scontata, e di sicuro questa la utilizzerò subito perché è leggera, nonostante facesse credo parte dell'inverno, dell'invernale, comunque bella insomma, una classica camicia di jeans, insomma questa è la più chiara. Poi la più scura è questa, controllo la taglia, sempre XS, questa pagata 11 al posto di 30, cioè ragazze,
ed è fatta così. Questa è un po' più pesantina rispetto a quella che vi ho appena fatto vedere, non ha tasche, vedete davanti, è lunghissima, è larghissima anche, oltre che lunghissima, la metto davanti così la vedete, dietro è stondata, insomma sono fatte veramente bene, rifinite molto molto, sono impeccabili, insomma le ho guardate tutte prima di acquistare, ho guardato le cuciture, ho guardato qualsiasi particolare, anche se c'erano tutti i bottoni, insomma non potevo assolutamente lasciarle lì perché sono davvero capi che strasfrutterò. E vi dico la verità che di camicie di jeans che penso di averne solo una, quella che avete visto nel video dove vi spiegavo che cosa mi era successo, che vi dicevo che mi tirava qua, eccola lì, per cui quella la accantono e comincerò ad utilizzare queste che mi vanno sicuramente meglio. Poi questa invece è una S, questa l'ho pagata, cioè ragazzi, al posto di 20 euro 6,99 euro, 7 euro, insomma come si faceva a lasciarle lì. Questa è una camicia, sì, è sempre over, stavo controllando, anche lei base azzurra, un po' più elegantina, che poi elegantina non è, però insomma è meno sportiva rispetto all'effetto jeans delle altre. Cotone a toccarla, credo di sì, ed è lunga anche questa, perdonate sono tutte stropicciate, ma insomma le ho appena acquistate per cui ve le faccio vedere tirate fuori direttamente dal sacchetto. E l'ultima che ho preso è simile come colore, ve lo faccio vedere, è leggermente più chiara, vedete, questa è quella che vi ho appena mostrato e questa è l'ultima. Anche lei taglia XS, anche questa al posto di 25, 8 euro. Vabbè, io ho detto tutto. Questa dovrebbe essere molto larga e questa è la più lunga di tutte, tant'è che anche gli spacchi. Non so come riuscire a farvi capire com'è fatta, comunque guardate, è larghissima, ve la metto davanti, proprio stra larga, ma alle spalle scese, per cui alla fine insomma è fatta così, è over. È bellissima indossata, è molto molto lunga e qua ha gli spacchi, vedete, perché è davvero lunghissima, vorrei dire che arriva quasi al ginocchio, sembra quasi un abito, questa è veramente molto molto bella e molto confortevole da portare secondo me sia così proprio dritta che magari rimborsata anche con un bel cinturone. Belle, belle, sono davvero molto molto soddisfatta, soprattutto di aver trovato dei capi che riuscirò a sfruttare subito. E nulla ragazze, questo è tutto, anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, anche dell'azienda, del negozio, insomma, che vende su AliExpress, io me ne sono innamorata, infatti vi ho già detto che ho una wishlist lunghissima, e nulla, questo è tutto, insomma, spero di avervi anche solo tenuto compagnia, aspetto i vostri commenti qua sotto, un grande abbraccio e speriamo di vederci presto. Ciao a tutti!